Ciao a tutti e a tutte, io sono Carmen, io sono Angela e insieme, insieme siamo le Martinos! Allorissimissima! Oggi, oggi, oggi vi vogliamo parlare di una scoperta al bacio? Esatto, perché? A me piacciono le palette di pigmenti pressati, ne stavo comprando una quantità infinita, questo per chi non l'avesse ancora capito. <ride> Giusto, vabbè, <ride> no, <beh>, vediamo <ride> <liberato ride> perché è nuovo. <ride> esatto. E <ride> ne stavo comprando una quantità infinita da Glam Shop, avevo comprato quelli di Customs Carol, sì. uh, Bernovich, um, Pastels Roses UK. Pastel Roses UK, non riesco a pronunciarlo, mi piacciono proprio tanto. Soltanto che spendi una pataccata di soldi alla fine, no, quindi no? ho detto una certa: vediamo di cambiare regime. E quindi ho iniziato a testare e provare. Cosa ho fatto? Ho preso dei pigmenti, altri, tra i quali questi di Tamita Nuka. Infatti, così. Che è un'azienda un brand russo che costano comunque meno che comprare quelli che sì, sono in polvere libera. Sì, ah, volevo fare vedere come li, erano. Fa, li fa anche neve, non sono è anche vero la neve in polvere libera che sono tipo duochrome o molti sfaccettati o molti cromatici quindi sono bellissimi. E ho deciso che provavo a pressarli io come facevo un po' di tempo fa. Ho comprato, non so dove li ho messe, avevo la bustina delle cialdine vuote che mi ero preparata per farvi vedere il video ma l'ho persa e vabbè ho preso delle celdine vuote e poi io un po di tempo fa avevo preso un prestito scusami se ti interrompo. da dove le hai comprate così? da amazon le celdine vuote le ho comprate da amazon vi lascio il link a lei avevo uh, lei si è presa perché l'ho fatta anche a lei la palette direttamente con la spatolina e le cialde vi lascio tutto linkato sotto trovate tutto linkato esatto. sotto così facciamo prima e poi uh, io avevo preso un Po' di tempo fa, da non mi ricordo che sito, il Pressa Pigmenti, però non è necessario per forza avere questo perché poi vi faccio vedere come una metodologia per farli in maniera più semplice con due altri ingredienti: l'alcol isopropilico. Io l'ho messo in queste boccette di vetro e la glicerina. La glicerina, la, il glicerolo, lo potete trovare su aramazon eh, su br 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 br, come cavolo si chiama. E farmacia vernile oh. costa anche pochissimo, quindi la glicerina è veramente utile anche per fare i setting spray, ad esempio, mm. e l'alcol isopropilico. Io lo trovo a 90 centesimi al Conad però lo trovate anche da brico. Io lo trovate anche su Amazon. Sì. Insomma, l'isopropilico costa soprattutto pochissimo. dove c'è bricolage si esatto. Trova. E poi, una volta pressati, io li metto in. Queste fantastiche palette. Ora vi lascio la pressatura dei pigmenti e non perdetevi la fine del video perché vi sveleremo una chicchina. A dopo! Ciao! Eccoci! Ho già messo la mia tovaglietta blu, il mio Scottex e adesso vi vado a illustrare un po' il necessario. Anzitutto vi faccio vedere il kit del quale vi parlavamo prima, sperando che la luce naturale regga. Che è composto da palette magnetica rosa glitter 21 cialde di ombretto vuoto. Queste sono già piene, ma come potete vedere ce ne stanno fino a 28 perché ce ne sta un'altra fila. Poi vi danno anche con questo kit la spatolina. Che ora andrò a tenere da una parte serve per mescolare, dall'altra serve per aiutarvi nel caso in cui vogliate togliere e deputtare una palette, e infatti vi viene fornita anche con dei dischetti metallici. Da una parte sono, hanno il biadesivo e dall'altra, invece, hanno appunto il metallo per andare a rendere qualsivoglia tipo di cialda, una cialda adatta alle palette magnetiche. Nel caso in cui questo kit non vi interessi, perché avete già le palette magnetiche, vi lascio anche il link in infobox di queste cialdine di ombretti vuoti. Sono quelle da 23 mm, sono magnetiche e sono adatte a qualsiasi tipo di palette magnetica. Poi, di che cos'altro abbiamo bisogno? Alcol isopropilico. Vi lascio il link dell'hobby perché su Amazon costa una follia, invece da hobby 750 ml costano 3,95 euro. perché... L'alcol bianco quindi l'isopropilico e non il denaturato. Anzitutto perché il denaturato ha una colorazione rosa, quindi il colorante rosa altera la colorazione dell'ombretto che vogliamo creare. Poi perché l'isopropilico si può utilizzare in più ambiti. Ad esempio, è fantastico come sgrassatore per le unghie. Quindi, chi fa gel semipermanente a casa sappiate che vedendo la componente con il mio moroso, che è chimico, quindi più competente di me. Gli sgrassatori altro non sono che isopropilico con degli oli, quindi potete tranquillissimamente utilizzare questo e risparmiarvi dei soldini, io lo uso da anni ormai. Poi la glicerina, la glicerina vi lascio il link, la potete trovare anche su farmacia vernile, su Amazon, su amazon ha un prezzo abbastanza competitivo, conveniente, quindi... Eh, questo tipo di olio lo uso perché, anzitutto, è un olio solubile, quindi si scioglie in acqua, si scioglie anche all'interno degli alcol, a differenza di altri oli, e soprattutto irancioisce meno, quindi gli ombretti vanno avanti veramente per degli anni senza cambiare la composizione. Vi segnalo anche che, eventualmente, se voleste utilizzarlo, ci sono questi pressa pigmenti in commercio, io questo lo comprai su Aromazon, però sappiate che hanno un costo un po' più alto, vi durano abbastanza, però sono cioè conviene alla fin fine comprare isopropilico che potete utilizzare in altre preparazioni e glicerina. Che anche quella è utile, potete utilizzarla, ad esempio, per crearci il Fix Plus. Dopodiché, pigmenti, io utilizzerò oggi un pigmento di tammi Tanuka, Però sappiate che ci sono anche questi pigmenti dei quali vi parleremo nella seconda parte del video: che sono fenomenali, sono tantissimi. Ad un prezzo iper competitivo e sono due chrome, lo vedete già dalla confezione. Anche di questi vi lascio in info box il link. E una ciotolina vuota, in questo caso io utilizzo sempre questa qua come ciotolina vuota, quindi la vado ad aprire all'interno. C'è il mio pigmento. Potete fare anche e andare a mescolare all'interno della ciallina, all'interno naturalmente di una ciotola. È più comoda perché avete più spazio di manovra. Vado a prendere anzitutto la glicerina come potete vedere in questi contenitori di vetro che sono quelli della Propoli, perché eh, a parte che la uso tanta in inverno, poi li conserve sono comodissimi in questi casi perché avete il contagocce che vi facilita in questi lavori. Vado a prendere quindi la glicerina e aggiungo due gocce di glicerina 1 2 per 05 ml di prodotto. Quindi questi sono 0,5 ml di prodotto, 2 gocce di glicerina e 10 gocce di alcol. Ricordatevi sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di procedere poco per volta. Piuttosto, se vedete che un pigmento lega poco, andate ad aggiungere successivamente. Nel caso in cui l'ombretto sia Troppo liquido perché avete aggiunto troppo alcol. Sappiate che dopo basterà andare ad assorbire l'eccesso con un fazzolettino, oppure basterà lasciarlo seccare un po' di più. La glicerina è differente perché la glicerina ve lo rende cremoso, quindi con la glicerina andateci proprio piano piuttosto, mettetene una goccia e poi aggiungetene poco per volta. Fatto questo, vado semplicemente a travasare all'interno della mia cialdina questo composto può essere anche un po' più cremoso. Questo è abbastanza liquido, quindi ehm, anche se ci mettete qualche goccina in meno di alcol, sappiate che non succede nulla, tanto appunto l'alcol è la parte volatile dell'ombretto, quindi non rimarrà. Sarà quella che verrà che evaporerà. Vado bene a ripulire tutta la ciotolina del mio ombretto e dopodiché vado a stenderlo all'interno della cialda in modo tale da andare a ricoprire tutto il fondo, perché non lo voglio concentrato in una sola area. Sappiate che questo passaggio, quindi queste istruzioni sono adatte ad ombretti shimmer, duochrome, multicrom, non ad ombretti opachi. L'ombretto opaco non va trattato la stessa maniera perché se andate ad aggiungere glicerina agli ombretti opachi quasi sicuramente perderanno di scrivenza. Adesso vado semplicemente a sbatterlo un pochino così di modo che si appiattisca. Quello che vi dicevo prima è nel caso in cui ci sia troppo alcol, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco: basterà prendere un fazzolettino e andare semplicemente a appoggiarlo. Non so se vedete, sì, eccolo che vi assorbirà l'alcol, o se no lo lasciate evaporare un po' di più. Perché al posto che tenerlo magari una giornata intera in evaporazione, lo tenete due giorni. Come si fa a farle evaporare? Semplicemente lasciandole all'aria aperta. Quindi io poi li sistemo in una palettina, come potrebbe essere questa, tac, e vi faccio vedere dopo lo swatches appena si seccherà di questo ombretto. Quindi ci rivedremo per voi tra pochissimo. Per me, tra un giorno. Eccoci per me è passato pochissimo per me è passato un giorno. Questo è l'ombretto che siamo andati a pressare ieri, come potete vedere, io l'ho già swatchato e si chiama Sister to the Rainbow Dragon di Tammy Tanuka. È bello, è cremoso ma denso. Ne sono andata a riprelevare un po' così vi faccio vedere anche i live swatches. Tananam! Questo è praticamente come performano gli ombretti una volta pressati. Rimangono gli oli e l'alcol evapora totalmente. Se vedete che sono ancora un po' morbidi, quindi andateci piano col dito la prima volta, lasciateli anche 48 ore in evaporazione tra virgolette. Ora volevo farvi vedere una differenza sostanziale tra il pigmento in polvere libera e il pigmento che siamo andati a pressare. Questo è il pigmento in polvere libera che sto facendo cadere ovunque, che dopo vi andremo a svelare nella parte successiva dove li abbiamo presi. Ne ho già raccolto un pochino nel suo contenitore e questo qua invece è il, lo stesso pigmento che sono andata a pressare. Vi faccio vedere la differenza di resa. Andiamo a prendere con il dito prima all'interno del suo barattolino, quindi lo prendiamo anche in maniera copiosa. Il pigmento in polvere libera e ve lo sguaccio qua di fianco. Possiamo anche andare ad aggiungere un altro pochino per farvi magari vedere qualcosa. Io, qua, ho un pezzettino di carta di a eh, dopo essermi implite il dito. Quindi. Nessuno dei due verrà applicato su base, quindi, questo è la resa del pigmento in polvere libera senza base. Stesso pigmento quindi è questo. Semplicemente le sono andate a pressare, adesso andateci piano col dito perché naturalmente sono simili a quelli di Glam Shop o Bernoulli, sono comunque belli, delicatini, non molto pressati, stesso pigmento, l'ho reso una volta che è stato pressato, beh direi che la differenza sia sostanziale. Naturalmente perché, vi spiego anche, accade questa cosa, perché in questo sono presenti gli oli che in quello in polvere libera non sono presenti, quindi vi farà rendere l'ombretto sin da subito molto meglio. Quindi immaginate, questo su una base renderà più o meno come quello pressato, quello pressato su una base renderà ancora di più. Bene, vi saluto e vi lascio l'ultima parte del video dove vi svegliamo che cosa sono questi ombretti e vi facciamo vedere tutti gli swatches di questi magnifici pigmenti. Bene, visto come si passano i pigmenti? Bellissimo! Ma... <ride> vi svegliamo la chicca. Vai! Facciamo chicca. vedere intanto. I tutti. Eh, sono tanti, abbastanza. Sì. Sono questi. Questi sono pigmenti duochrome che io ho trovato su Aliexpress. Vi lascio il link del venditore. Mi sono arrivati sempre nel giro di un mesetto e mm. credo di averli pagati tra i vari sconti che c'erano sui 22 euro. Tutti, Costano tutti. Eh, sono 10 grammi la confezione, quindi io ne ho già usati per fare i miei suoi ombretti, ma mm. se li comprate da dividere con due o tre amiche ci vengono. Sì, perché per fare i miei suoi eh, siamo a un terzo. Sì, usato neanche perché neanche, in realtà non, sì, erano, vero. non erano pieni pieni i cioè adesso praticamente erano, dice, è qua dove con, ho io il mio dito contate che io magari ne ho usato all'incirca 2 grammi un po' meno a cialda quindi eh, e ne vengono belle piene quindi fate conto che anche se ne avessi utilizzati 4 grammi ne rimangono 6 grammi e sono tantissimi si possono utilizzare anche per le nail art come polveri specchio per le unghie Sì. vi lascio il link e adesso vi faccio comperire anche gli swatches di questi pigmenti, così potete vedere anche voi con i vostri occhi come performano. che poi ho provato successivamente che si possono mischiare tra di loro per creare nuovi colori quindi con 22 euro se li dividete con una vostra amica con 11 euro sì. da Aliexpress avete un sacco di pigmenti duochrome e sono adatti agli occhi perché io li ho già provati anche sugli occhi ma era anche nella descrizione di Aliexpress era specificato che sono adatti perché sono veramente microscopici come polveri quindi sì, possono sì. essere, sono amiche naturali anche con sì cioè, in realtà, anche con tre amiche si possono dividere perché basta e ne avanzano per creare cialde per tutte. Esatto. Quindi, mm. eh, veramente è stata una grande. Anche con quattro amiche, se volete crearvi soltanto la cialdina di ombretti, sì, esatto, non, senza andare a mischiare. Quindi, mischiarli. in realtà, costano su serio pochissimo per la, per la quantità di ombretti che si possono andare a creare con cialde. Esatto. E eh, veramente, se poi li andate a mischiare o se li comprate solo per voi, poi li potete usare per mille altre cose, ma comprarli solo per voi. Io ve lo sconsiglio perché me ne, ne, ne rimane veramente tanto poi come, come pigmento. Quindi se le comprate già con almeno un'altra mica, se sì. le smezzate e rimane un quantitativo abbondante ma non eccessivo a tutte e due poi. Quindi vi lasciamo il link sempre di questi pigmenti di AliExpress giù nell'info box. Sono miche naturali, lo ripeto, e non danno problemi agli occhi. Quindi se volete sì. provarli abbiate pazienza e ammise. ve lo sta dicendo una persona che è soggetto allergico quindi molto mm, io no, quindi io magari farei meno fede ma lei invece è, molto, è una persona molto allergica che soffre anche di irritazione sulla pelle quindi deve stare anche attenta ai prodotti che utilizza invece questi qua avevo visto gli ingredienti e specifica tutto il venditore veramente al bacio quindi se volete provarli per avere degli ombretti duochrome spesa minima resa massima benissimo bene. Noi vi ricordiamo se vi va di, iscriverci al di, iscriverci, noi ci di iscrivervi al canale per supportarci e supportarci. Attivare la campanella per rimanere aggiornati. Una spolliciata in su se vi va e un commentino nella sezione commenti sempre Beh, Al prossimo video! Ciao! Ciao.